Diamo il bentornato a Lilli Gruber. Prego, Lilli. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, Lilli, accomodati. Allora, lo sappiamo tutti, Lilli Gruber è la 7:30. Oh, bello, lo studio. Bellissimo. Grande, È la prima volta in assoluto che vengo nella tua trasmissione. Allora, oggi sei qui come scrittrice per Tempesta, il libro che sta vendendo tantissimo, un libro che va molto bene. E è una cosa, è una bella notizia, perché è un libro molto profondo. Parla addirittura di una cosa successa alla tua famiglia, o comunque di come la tua famiglia si è confrontata con il male. Di che parla? La storia della mia famiglia durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, la continuazione di Eredità, che ho scritto 2 anni fa, e diciamo che attraverso la piccola storia racconto la grande storia con la S maiuscola, quella dell'incubo peggiore della storia dell'umanità, la Seconda Guerra Mondiale, il nazismo, il fascismo. E, succede è un libro faticoso, posso dire, faticoso per me scriverlo, perché quando ci si confronta con le proprie radici, con la storia della propria famiglia, poi si vengono sempre a scoprire cose non tanto piacevoli. Come hai capito che si sceglie tra il bene e il male? C'è un momento in cui c'è sempre questa scelta innanzitutto, o può non esserci? Diciamo che confrontandomi con un periodo storico così drammatico come quello della Seconda Guerra Mondiale, mi sono continuamente chiesta cosa avrei fatto io al posto, per esempio, di Hella. E, per noi adesso che viviamo comunque in una democrazia è facile dire no, io sarei passata dalla parte della resistenza, io non mi sarei mai potuta innamorare di una dittatura. E invece sappiamo che la propaganda e tanti altri fattori producono invece dei mostri. E quindi io sono arrivata comunque alla conclusione che arriva sempre un momento in cui noi possiamo scegliere tra il bene e il male. E questo significa però assumersi un pezzo di responsabilità individuale. E nelle grandi tragedie collettive ognuno di noi perde l'innocenza e ognuno di noi aveva una possibilità, anche se piccola, di stare dalla parte del bene. Di fermarla. L'Italia sta diventando un paese intollerante? No, io penso di no, anche perché credo che abbiamo dimostrazioni quotidiane di quanto gli italiani siano invece tolleranti con chi è diverso da loro, e le prove ci sono nelle parrocchie, nelle scuole, nelle comunità, nelle associazioni di volontariato. Diciamo che in tempi di grave crisi economica c'è sempre qualcheduno che specula sulla... Ecco, chi è che sta soffiando sul fuoco? Quelle sono scene... Poi tra l'altro abbiamo visto, e ne parleremo anche con te ora, cosa invece dietro all'immigrazione c'è di affari e di malaffari. Chi è che sta soffiando sul fuoco? Ma direi che in questo momento stanno soffiando sul fuoco le forze che non so neanche se chiamarle populiste o di destra, perché non sono neanche così ben definibili, no? Anche perché poi populismo di per sé vuol dire occuparsi del popolo, quindi anche delle sue paure, delle sue preoccupazioni, delle sue frustrazioni. Sicuramente la Lega è un partito che... vogliamo dire anti-immigrazione, poi certo Salvini ci spiega che è per l'immigrazione legale e che bisogna combattere quella illegale, lo diciamo tutti e questo è anche semplice dirlo, ma diciamo che in genere chi offre soluzioni semplici a dei problemi complessi è chi specula in questo momento di più. E chi, cioè, pensa... chi si rifiuta di affrontare la complessità e dà delle soluzioni, sì, perché... nette e facili. Ma certo, ma anche perché questo bene... significa comunque non dire mai tutta la verità ai Adesso cittadini. Adesso vediamo chi sono i populismi, però ti faccio vedere nel cartello 30 quanto cresce la destra in Europa. Noi abbiamo visto anche l'estrema destra, ma in realtà i partiti di destra radicale, guarda il cartello 30, alle ultime elezioni europee hanno superato il 25% nel Regno Unito, in Francia, il Front National, che poi non si definisce estrema destra, Marine Le Pen sta cercando di dare un nuovo volto, Danimarca, poi ci sono in Olanda, Svezia, Austria, neonazisti addirittura in Ungheria e in Grecia. Allora, se ti avessero detto, tu ti sei occupata di esteri per molto tempo, che Marine Le Pen stava per guidare la Francia, cosa avresti pensato?
Ma diciamo che Marine Le Pen non è un fenomeno nuovo, no? Prima c'è stato suo padre che andò nel 2002 al ballottaggio con Chirac alle presidenziali francesi, che già quello è stato un primo shock, parliamo di 12 anni fa. Chi ha osservato e tenuto d'occhio quello che succedeva nelle periferie francesi e come il fronte nazionale si muoveva nei piccoli centri della Francia aveva capito che è che il Front National è diventato un partito razzista, xenofobo adesso. No, poi è arrivata Marine Le Pen, la figlia, che era molto più giovane, molto più abile nella comunicazione. Io l'ho intervistata prima delle europee ed è una abilissima, una politica intelligente. E quindi tutte queste... questa è un'altra cosa che dobbiamo sempre tenere presente, una cosa che mi ha insegnato anche tutto il lavoro che ho fatto per questo libro Tempesta, che ci sono sempre i segnali, se noi abbiamo un minimo di memoria storica, se ci ricordiamo un po' da dove veniamo, non ci dobbiamo poi sorprendere di quello che ci succede, perché in fondo è già tutto successo e questo ci dovrebbe far essere anche un po' più attenti, un po' più cauti anche nei giudizi. Allora, Marine Le Pen è una politica intelligente e guarda questa foto, ce n'è un altro politico intelligente che va forte ora ed è Matteo Salvini. Queste foto sono andate all'asta, tu le compreresti? Tu faresti un'offerta per le foto di Salvini nudo? Ma insomma, io l'ho avuto in studio vestito, diciamo che lo preferisco vestito. Quindi in ogni caso non dici no però. Senti, c'è un fatto di Salvini che colpisce. La Lega poco tempo fa è stata coinvolta in inchieste molto pesanti, no? I diamanti in Tanzania, gli investimenti. Adesso si ha l'immagine di un partito nuovo, pulito, che combatte contro... Questo è merito di Salvini o è colpa degli italiani? Ma penso che sia colpa un po' di tutti noi, anche dei giornalisti, che siamo i primi che avremmo un dovere di restituire un po' di memoria ai nostri lettori e spettatori, e lo facciamo troppo poco. L'esperienza di Grillo cosa ci insegna? Se la dovessi raccontare in un romanzo, cosa racconteresti? Sarebbe una storia probabilmente troppo lunga e troppo complessa da raccontare in 2 secondi, ma sicuramente Grillo è la dimostrazione che fare gli impresari della paura poi insomma si rischia di avere anche una vita politicamente breve. E poi diciamo Grillo comunica come nei suoi modi propri, sappiamo che è un comico, quindi insomma che si è buttato in politica e ha prodotto quello che abbiamo visto, ma da un punto di vista invece parlamentare e dei politici che sono stati eletti nel Movimento 5 Stelle, molti di loro hanno provato a fare un lavoro encomiabile, ma in generale possiamo dire che forse non hanno capito che fare politica significa mediare e non c'è niente di male in questo, perché se non si media c'è la guerra, non ci sono altre vie. Senti, dici Beppe Grillo a fare l'impresario della paura, Matteo Renzi sta facendo l'impresario della gioia, del coraggio, della spavalderia? Ma no, direi di no, cerca di restituire un po' di speranza e di ottimismo. Ma ci sono alcune cose che mi piacciono, altre meno, mi piace sicuramente... la sua energia, la sua capacità di comunicare, anche la sua voglia di cambiare. Io penso che questo nostro paese avesse bisogno di una persona come Matteo Renzi, che diciamo non si ferma, sembra non fermarsi davanti a niente e nessuno. Mi piace il fatto che abbia avviato una serie di riforme importanti di cui l'Italia ha bisogno, mi piace meno il fatto che ancora non ne vediamo la conclusione, quindi diciamo adesso è anche vero che non è neanche un anno che governa e tra un anno faremo un bilancio e bisogna anche dare tempo a chi governa, no? Senti, perché se vogliamo i risultati immediati non ce la possiamo fare. Poi però penso anche che Renzi dovrebbe essere un po' più collegiale, forse questo non guasterebbe, ma siccome è sempre accusato, no, di essere un politico e un leader molto drastico nelle sue decisioni e di non coinvolgere anche chi dissente da lui, allora un po' più di collegialità in tempi difficili non guasta. Perché tu prima da giornalista sei stata protagonista anche di battaglie importanti nell'informazione in Rai ai tempi di Berlusconi, poi sei stata in Europarlamento ed erano gli anni che ora
Renzi dice, beh, insomma, forse il centro-sinistra si deve confrontare col fatto che ha buttato 20 anni da quando è partita l'idea dell'Ulivo. In fondo l'idea dell'Ulivo era proprio quello di cui stai parlando tu, nel cercare di mettere insieme delle differenze. È Renzi che sbaglia a liquidare come un errore quell'epoca o c'era troppo ottimismo nello sperare di mettere anime così diverse della politica italiana nell'idea dell'Ulivo? Ma intanto sono passati tanti anni e l'Ulivo ha vinto delle elezioni, quindi a suo tempo il progetto sicuramente ha funzionato. Oggi siamo entrati in un'altra fase, in un'altra epoca, e quindi giustamente Renzi vuole sperimentare altre formule politiche. Vorrei anche ricordare che Renzi in 10 minuti ha deciso di far entrare il Partito Democratico nel Partito Socialista Europeo. C'è stata una cosa che ha impegnato anni. Ma per 20 anni hanno discusso e nessuno ha avuto il coraggio di farlo. Quindi insomma questo decisionismo a volte paga. Poi penso anche che abbia ragione il presidente della regione Toscana, Rossi. Oggi ha fatto un'interessante intervista in cui ha detto, e quindi ha parlato ai suoi, del suo partito, del PD, noi dobbiamo sostenere Renzi, perché se cade Renzi in Italia arriva la troika, questa è la prima cosa. Questo tu sei d'accordo, è vero? Io penso che i rischi ci siano tutti. E la seconda cosa che ha detto, che ho trovato anche molto, insomma, interessante, ha ricordato ai suoi che non è che sostenere il governo Monti senza se e senza ma fosse molto più di sinistra, quindi siamo ai saluti. Ho un'ultima domanda per te, però prima ti voglio far vedere gli auguri che ci ha mandato Fiorello. Ciao. Amici, buongiorno, sono le 6 del mattino di martedì con il programma di Flores. Ehi, c'è Flores. Scusate, da quando siamo alla 7 non te caga nessuno. No, prendi cose, si girano tutti, ma non lo so. Allora, siamo appena arrivati noi, però un pensiero per voi per le feste, perché giustamente dobbiamo noi. I nostri video ormai vanno, sono schegge impazzite nella televisione italiana, ci spostiamo da Rai 1 alla 7, poi noi a Jazeera, ovunque, mandiamo un video, siamo noi che mandiamo i video dal Jazeera, ormai siamo noi che ci chiamiamo, oh, ci fate un video su e noi mandiamo i video dal Jazeera, non t'azzardare a tagliare niente, forse. Bravo, dici, se no ti mando, guarda che ti mandi, il cubano, questo si chiama il cubano. E allora siamo pronti per fare un regalino a Floris, se avete voglia poi di video chiamateci anche privati, i privati se ci chiamano a casa noi facciamo video per comunioni, battesimi. Allora, caro Floris, gli giamini di guida sono pronti, ma te li faccio presentare da una donna meravigliosa che avete voi lì alla setta, che è Daria Bignardi. Buongiorno Daria. Buongiorno, sono appena arrivata, tra l'altro, cosa c'è da fare? Si parla di cultura, ci sono sempre. Sì, sono loro i giovani di Vittorio che hanno fatto un pezzo su politici italiani. Il saluto dei politici italiani all'anno che tra un po', il 2014, se ne andrà, prego. Gemelli di Guidonia che salutano l'anno che verrà qui sulla 7. Quando i boldrini alfano, boschi, boschi, bo bo bom, la Santa Ken, la luna sta a destra con te. Toti fito, oh lupi, toti fito, oh lupi. Ciao, ciao, Fassina, tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una vendola. Si vede quello che Renzi con Berlusconi, mille Salvini suonati dal vento. Oh, Maria, ti amo. E Grillo una volta sola. Cioè Grillo una volta sola, ci vuole l'applauso. Riprendiamo da E Grillo una volta sola. Salagadula, magica bula, bindi rosi bibù. Padoan, Padoan, andiamo a lavorare. La 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 la. Faccio un appunto, mi mancava Poletti. Poletti, mancava Poletti, la finiamo così. Grazie, buone feste, buone feste. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
non la sanno, sanno solo Jingle Bell, Jingle Bell, dopodiché fanno la... Ciao Floris! Della terza declinazione, Floris. Floris. No, non è. Floris. Fluoro. Fluoro Floris. Fluoro Floris. Fluoro Floris. Accusativo? Florum. Florum. Genitivo? Flororum. Florum. Vabbè, ciao. Vabbè. Senti, dilli. Sono un po' invidiosa per questi auguri di Fiorello. Non l'avevo visti, vedrai che ti arrivano, perché ti sei basta chiamare. Senti, ti è mai capitato in tanti anni di dire basta, me ne vado in Austria? Un Gotteswillen, mi verrebbe da dire, per carità. Che vuol dire? Un Gotteswillen, no, per carità di Dio. No, io sto bene dove sto. Poi l'Austria è la patria, diciamo... ideale per molti sudtirolesi, ma io, siccome sono donna di confine, quindi faccio sintesi tra varie lingue, varie culture da sempre, quindi io sto bene dove sto. Allora, il pericolo è il seme dell'intolleranza, invece il vantaggio dell'Italia, l'arma su cui si può agire per ripartire, qual è? L'arma per ripartire penso che siano due cose. Uno, sapere che possiamo costruire un paese migliore solo se siamo consapevoli che ognuno di noi deve fare il proprio piccolo pezzetto di dovere, quindi ancora una volta un po' di assunzione di responsabilità individuale. E poi bisogna credere in questo paese e nelle sue potenzialità. So che certe volte è faticoso, ma... ognuno di noi può costruire un'Italia migliore. Lilli Gruber, Tempesta, un bellissimo romanzo. Grazie Lilli di essere stata con noi. Grazie davvero. Grazie.